Una nuova metrica ESG ispirata all'enciclica Laudato Si, questo è il titolo dell'evento organizzato presso il Collegio Teutonico di Città del Vaticano, moderato dalla giornalista Elisabetta Castana e suddiviso in due panel. L'incontro in questione è servito a porre le basi per creare un valore economico in grado di tutelare il bene comune e soprattutto di seguire quelle metriche riportate proprio nell'enciclica. Esiste un istituto che si chiama la Benefit Company. La mia società Nuvol, gruppo TIM, è una benefit company, cioè un impegno che prendono le aziende di non perseguire soltanto il profitto, ma di avere determinati comportamenti verso i loro stakeholder, gli azionisti, i clienti, i fornitori e gli impiegati, rispettando valori di sostenibilità, valori di equità, è tutta una charter. Ci sono del resto fondi oggi di investimento che investono soltanto in benefit company. È un istituto che esiste anche in altri paesi nel mondo, la B Corp americana è leggermente diversa ma si applica sugli stessi principi. Mi pare oggi molto interessante approfondire questo argomento parlando qui in Vaticano con chi nella Chiesa si interessa naturalmente di come trasmettere i valori per vedere se si può fare un passo ulteriore. Credo, senza voler essere pomposo, che sarebbe interessante lavorare su una terza via. Molti di noi si dicono che in fondo il capitalismo ha dei grossi limiti, abbiamo visto che nuove forme di governo, socialismo, hanno anche loro dei grossi limiti. Penso che dobbiamo cercare insieme una terza via equilibrata in cui riusciamo appunto a vivere questi valori in maniera comune, insieme, creando qualcosa da lasciare poi ai figli, cioè un futuro sostenibile per il mondo in cui siamo. Nel corso delle due sessioni di lavoro c'è stata l'opportunità di parlare di Values Metrics, progetto legato a nuovi strumenti di valutazione, misurazione e validazione della sostenibilità delle imprese capaci di orientare gli investitori. Cerca di conciliare i criteri ESG, le tassonomie, cioè tutte le varie metriche che oggi sono esistenti, ma prelevando anche le indicazioni dalla Laudato Si, dalla Fratelli Tutti e la dottrina sociale della Chiesa. Qualcosa di diverso, qualcosa di diverso di quello che si sta vedendo in questo momento. Lo dico come investitore istituzionale, i criteri ESG non esiste, uno standard internazionale e quindi ciascuno dice la sua. Noi facciamo una cosa diversa, riprendiamo il concetto di una finanza generativa, di una finanza non speculativa, per un'economia nuova, per un'economia del bene comune. E quindi questa metrica serve per valutare tutto il mondo delle imprese e della finanza e dargli una via nella quale si recupera il senso etico e antropologico dell'economia e quello che la finanza deve riuscire a dare, a sostenere l'economia per andare verso il bene comune. Vuole aiutare ad alzare un po' l'asticella e dando dei riferimenti a quelle imprese, a quegli imprenditori che oltre a parlare di valore vogliono parlare di valori e che oltre a parlare di come fanno bene il loro business vogliono anche ragionare su come possono fare del bene facendo il loro business. Quindi ecco, la declinazione che abbiamo dato in questo modello di valutazione delle aziende che incorpora gli spunti che derivano dalle encicliche del Papa, ecco, vuole proprio diventare un supporto per andare oltre e per dare una nuova chiave di lettura. Ma è un modello di analisi integrato con i messaggi chiave delle due encicliche papali, Laudato Si e Fratelli Tutti. Un modello di analisi anche che ci riporta l'attenzione sul concetto di sostenibilità, che deve essere un principio trasversale ed essenziale per iniziare a costruire nuovi modi di pensare, di produrre, di consumare, di stare insieme. Tra i punti più rilevanti dell'enciclica Laudato Si, quello relativo alla questione ambientale, impossibile per le aziende non tenerne conto, soprattutto in virtù del periodo storico che si sta vivendo. Beh, la questione ambientale ha due risvolti, no? Un risvolto di carattere puramente, direi, legato al consumo di CO2 e alle cose, e poi c'è un aspetto anche sociale nel come costruiamo la società futura. I due vanno equilibrati e devono andare insieme. Se distruggiamo il mondo in cui siamo non ci sono più valori in cui voler difendere. Quindi partire da questo mi parte importante e io trovo, avendo ascoltato spesso Papa Francesco, che appunto ci porta a riflettere su questa terza via, su questo nuovo modo di mettere in coerenza i nostri valori e riuscire a preparare un futuro sostenibile.
Insomma, alla luce degli effetti originati dalla pandemia, risulta quanto mai urgente pensare a un nuovo disegno per fare finanza. Un supporto come Values Metrics può in tal senso agevolare quel cambio di passo tanto spiccato da chi per lavoro si trova a investire continuamente.